Allora, questo quadro qua è il quadro di Lucio Fontana che si chiama Expectations. Per quello probabilmente non intendeva valore atteso, come si traduce expectation in inglese. Però ho giocato un po' su questa cosa qua. Abbiamo visto che cos'è la distribuzione dei dati. Adesso, oltre alla distribuzione dei dati, vado ad introdurre vari elementi caratteristici statistici, che si chiamano parametri statistici. I parametri propriamente sono quelli della popolazione, non quelli del campione, però evidentemente ci sono degli algoritmi che calcolano questi parametri anche su un campione oppure su tanti campioni. Per esempio, un parametro potrebbe essere l'altezza media di precipitazione annuale. Per esempio, qui ho messo 1200 mm, che non è un numero a caso, potrebbe essere la precipitazione media annuale che si misura a Trento, per dirne una. La media è un parametro, oppure si chiama anche statistica. Infatti questa serie di slide ho chiamato le statistiche della statistica. Sono tutte nozioni che voi conoscete dalle scuole superiori, quindi non sono nuove, però adesso io ve le ricordo tutte, anche perché le chiamiamo con un certo modo. Quindi nella slide dico che la media è un indicatore di posizione, cioè indica un pressappoco dove si posizionano i dati. E vi farò tutta una carrellata di altri indicatori di posizione che si usano in statistica, che voi conoscete tutti quanti, sicuramente. Il primo appunto è la media. La media è, qui ho distinto tra media temporale e media spaziale, per indicare che noi abbiamo a che fare in generale, quando studiamo questo tipo di fenomeni, sia di fenomeni che si sviluppano nello spazio o nel tempo. E spesso però le misure hanno a che fare sia con gli uni che con gli altri fenomeni. Quindi a volte facciamo delle medie temporali, a volte facciamo delle medie spaziali, a volte certi strumenti di misura fanno delle medie spaziali però in un certo intervallo di tempo. Pensate per esempio alla misura di precipitazione che potrebbe fare un radar meteorologico. E comunque io le ho distinte per il semplice fatto che e dobbiamo averle un po' distinte nella nostra testa. Dovremmo sempre tenere presente che sto facendo fare delle medie spaziali e delle medie temporali. L'algoritmo per calcolare da un campione la media è un algoritmo che conoscete dalla quinta elementare, quasi, quindi non dovrebbe spaventarvi. Sì, è la somma di tutti i valori diviso per il numero dei valori. Il significato che ha una media, poi lo andiamo a chiarire magari più tardi. Si chiama indicatore di posizione, vi dico queste cose perché dopo neanche nei programmi che noi useremo per calcolare tutte queste cose, che sono naturalmente elementari, userò questi termini. E per esempio ci sarà certi programmi, diciamo, indicatore di posizione uguale, voi dite ma che cos'è l'indicatore di posizione? La media, per esempio. Un altro indicatore di posizione è il range, cioè è l'intervallo di valore tra il valore minimo e massimo che un certo campione ha. Il range non è, cioè, certo, come indicatore di posizione è abbastanza interessante, ma a differenza della media, se vogliamo, ha un difetto che utilizza solo i valori estremi e non tutti i valori che stanno all'interno, mentre la media pesa tutti i valori. Altri indicatori di posizione sono, alcuni di questi li avete già visto, tipicamente i quantili sono degli indicatori di posizione. Qui difatti vedete in basso, segnata con una linea tratteggiata, vedete la mediana, con una linea continua la media. E poi vedete segnato un ulteriore punto che è la moda. Questa con
con questa curva continua è un'interpolazione evidentemente di un istogramma. Un'interpolazione fatta come non lo sappiamo in questo momento, però non è questo il punto che a voi interessa. È un istogramma, se volete, con tante barrette, che qui è stato approssimato con un continuo. La moda è corrisponde al valore di maggiore frequenza. Non tutti i dati sono distribuiti con una curva di questo tipo. Una curva di questo tipo, anche se ha delle gobbe, è una curva unimodale, ha una sola moda. Ci sono certi fenomeni che hanno delle curve bimodali, tipicamente fenomeni pluviometrici, per esempio, possono avere curve bimodali. Cosa sono curve bimodali? Per esempio, voi sapete cos'è il fenomeno che si chiama El Niño, La Niña? Il Niño e La Niña sono due riscaldamento e raffreddamento del mare dell'Oceano Pacifico in prossimità dell'America Latina. E in corrispondenza del Niño e della Niña si succedono anni poco piovosi o anni piovosi. Quindi se voi andate a misurare, per esempio in un paese del Sud America, le precipitazioni annuali, vedete che tendono non a distribuirsi con una curva unimodale, ma con una curva bimodale, anche se questa è un po' falsata. Una curva bimodale di distribuzione dei dati, cioè quella con due mode, con due frequenze relative più grandi, due massimi relativi più grandi. Le precipitazioni tendono a distribuirsi in alcuni casi con distribuzioni multimodali, è noto fin dall'antichità. Nella Bibbia, per esempio, voi sapete il racconto di Noè e Giuseppe, il sogno di Noè. Vediamo quanti si ricordano, se hanno mai visto, non è obbligatorio aver letto la Bibbia, ma il racconto che il faraone racconta a Giuseppe. Faraone, eccolo lì. Allora, qual è il sogno? Ho visto un cartone da piccolo, gli aveva raccontato il sogno, gli aveva detto di raccogliere... quello lì è già la conclusione, il racconto è questo. Il racconto è questo, no? il faraone dice di vedere 7 anni di vacche grasse e 7 anni di vacche magre. Ok, e gli chiede a Giuseppe di interpretare che cos'è questo sogno. È un sogno idrologico, perché fertilità delle pianure intorno al Nilo è legata, o era legata, alle esondazioni del Nilo. Allora, 7 anni di vacche grasse significa 7 anni di esondazione del Nilo in cui si raccolgono grandi... si fanno grandi raccolti, e 7 anni invece di scarse esondazioni del Nilo, quindi scarsi prodotti e quindi vacche magre. Le piene del Nilo a loro volta sono legate ai monsoni che cadono in Etiopia, e quindi 7 anni di piogge abbondanti in Etiopia e 7 anni di piogge poco abbondanti. Di nuovo una distribuzione bimodale che è riportata nella Bibbia, basta saperla leggere la cosa. Quindi la moda è un elemento caratterizzante la distribuzione dei dati. Se un dato è unimodale, un dato multimodale. Voi tipicamente conoscete, diciamo, meglio di altre distribuzioni, una distribuzione che è la distribuzione gaussiana, che è unimodale e anche simmetrica attorno al valore medio, e in quel caso media e mediana coincidono. Questa curva qua invece che ho disegnato non solo alla moda che sta da una parte, ma media e mediana non coincidono. In generale questi tre valori non coincidono tra di loro. Ed è questo che scrivo qui. Naturalmente si tratta sempre di indicatori che hanno a che fare con la distribuzione empirica, non il parametro vero.
il parametro della popolazione, quello è sconosciuto. Noi dalla misura di questi parametri empirici vogliamo cercare di dedurre, e anzi quegli algoritmi che vi ho scritto, benché a voi noti da sempre, forse non avete mai riflettuto sull'idea che questi rappresentano, e dopo andremo a vedere come e perché, rappresentano un'approssimazione di un parametro statistico preso su una popolazione, sulla popolazione e non sul campione. Non ci sono solo indicatori di posizione, ci sono anche indicatori, come si chiamano, di scala. La varianza che vedete definita qui è il primo indicatore di scala. Qui la media l'ho rappresentata di nuovo con un simbolo diverso, perché è rappresentata con x barrato, cioè prendo per ogni valore, gli sottraggo la media, faccio la somma e divido per n. Di nuovo, questo è un algoritmo che funziona sul campione, mi dà, cioè non solo faccio la differenza, la elevo al quadrato, quindi le differenze negative e positive si sommano. Questo indicatore si chiama varianza nel mio sistema. Se sto misurando un millimetro di precipitazione, la varianza è in millimetri quadri, ovviamente. La radice della varianza si chiama deviazione standard. Essendo la radice, in questo caso, della precipitazione di metri quadri o di millimetri quadri, la radice è in millimetri. Quindi spesso voi vedete scritto, o vi compare scritto nella rappresentazione sintetica dei dati, beh, questi dati hanno media X più o meno un certo indicatore che è segnato come sigma, la lettera che compare in basso, che è la deviazione standard, che è considerato rappresentativo della variabilità del sistema, o in qualche caso dell'errore di misura che si può fare. Ma questo, che se si tratti dell'errore di misura o se si tratti semplicemente della variabilità di un certo fenomeno, dipende dai casi. Nel caso delle precipitazioni, questa è la varianza del fenomeno, che non è un solo numero costante, ma è tanti numeri. I valori, gli stimatori che sono qua, si chiamano stimatori non corretti, non nel senso che sono scorretti come, non so, in senso morale o in senso... mentre se voi al posto di n sostituite n-1, come accade qui, gli indicatori si dicono corretti in italiano, in inglese si dicono rispettivamente, se non sono corretti si dicono biased, scritto B-I-A-S-E-D, oppure unbiased, se sono corretti. Per cui se vedete un dato, il bias ha a che fare con un certo scostamento. Beh, questa è la ragione per cui si mette questo N-1, è perché in base a considerazioni di natura, sulla natura delle distribuzioni con cui abbiamo a che fare, si può dimostrare che man mano che il numero di elementi nel campione cresce, l'indicatore con n-1, cioè l'algoritmo con n-1, si avvicina di più al valore della popolazione di quanto non faccia il valore con n. Per bassi, ripeto in un altro modo perché non sono stato chiaro, per bassi valori di n, lo stimatore con n-1 si avvicina di più alla varianza della popolazione di quanto non faccia la varianza calcolata con lo stimatore con 1 su n. Un'altra cosa importante è il coefficiente di variazione. Questo forse non l'avete mai sentito. Quanti hanno sentito parlare del coefficiente di variazione prima di
In questo momento sì. Bene, tutti quanti? E allora, benissimo. Il coefficiente di variazione ha a che fare con il rapporto tra la media, la deviazione standard, scusate, e la media. Cioè qui, quando ci sono fenomeni in cui la deviazione standard è grande, se la deviazione standard di una serie temporale è molto grande, potrebbe essere, per esempio, in particolare dell'ordine della media, la media è, come dire, un indicatore poco indicativo dei dati. È come quando si dice, si dà un pollo ad uno e zero polli ad un'altra persona, si dice che mangiano mezzo pollo a testa. In questo caso la media è poco indicativa di cosa mangia ciascuno, perché la varianza è grande e il coefficiente di variazione è dell'ordine dell'unità. Il coefficiente di variazione nei fenomeni pluviometrici è dell'ordine anche di 2, quindi la varianza è veramente molto grande rispetto alla media. Indicatori di scala, oltre alla media ce ne sono degli altri, in particolare i primi 4, oltre alla media e alla varianza, anche altri 2 hanno un nome proprio. Uno è quello che ha a che fare con i momenti terzi dei dati. Prendo il dato, sottraggo la media, lo divido per la deviazione standard, più o meno questa operazione si chiama normalizzazione del dato. Lo elevo al cubo e lo divido per n, ottengo una variabile che si chiama coefficiente di asimmetria o skewness. In inglese a me viene sempre più di coefficiente di asimmetria viene skewness, perché è più corto da dire. Allo stesso modo posso considerare anche sempre l'elemento quarto, cioè allora la skewness, come vedete, siccome è una potenza dispari, può essere sia positiva che negativa. E dà un'indicazione su come è fatta la distribuzione dei dati, cioè se i dati stanno più a destra della media o più a sinistra della media normalmente. Se stanno più a sinistra della media, la skewness è negativa, se stanno più a destra è positiva. Cioè tutte queste cose danno delle informazioni su come sono distribuiti i dati. L'ultimo momento, si chiama, che ha un nome, è la kurtosis, o coefficiente di appiattimento. In questo caso sono i momenti quarti diviso la differenza tra dato media diviso deviazione standard elevato alla quarta. In qualche modo è un momento, voi avete presente come ingegneri civili i momenti meccanici, sono definiti più o meno allo stesso modo, poi li rivediamo quando ritorniamo indietro sulle altre cose. Qui però ci aggiungiamo 3, sempre per ragioni poi che vengono dedotte dalla teoria. No? Allora, quando vi si parlerà, io non vi parlerò mai di skewness e di kurtosis, vi parlerò in generale magari di momenti, in cui il momento può essere di ordine n, poi ci ritorniamo anche un attimo su. Però è utile sapere cosa sono skewness e kurtosis, così in generale. Ci sono anche altre statistiche, per esempio c'è una statistica che è molto usata e che è imparentata con la varianza. Se io invece di avere una serie temporale ne ho 2, posso calcolare la covarianza delle 2 serie, si chiama. Cioè prendo il valore, tutti i valori della prima serie, possibilmente le 2 serie devono essere di lunghezza uguale, in modo tale da poter fare, o comunque sottoinsiemi dei valori di lunghezza. Per esempio L potrebbe essere la produzione di cappelli in Argentina e H la produzione di gelati in Italia, per dire, non so, in unità, i gelati in chilometri cubi di gelato.
dato è i cappelli, il numero di cappelli, cioè due quantità. Vi dico questa cosa così strana per dire che la correlazione io la posso calcolare fra due serie temporali qualsiasi, fra due sequenze qualsiasi, sequenze perché non sono necessariamente temporali, cioè prese una dopo l'altra. Allora prendo per ognuna delle serie, sottraggo la media, faccio il prodotto, divido per il numero di dati meno 1, lì ci va un n piccolo, non un n grande, della formula che ho segnato in giallo, e questa siccome è covarianza delle due serie. Se la covarianza è diversa da 0, significa che si può mostrare che esiste una relazione lineare tra le due serie di dati. Questa relazione lineare significa associazione tra i dati, ma non necessariamente che i dati sono tra loro connessi. Per esempio, la produzione di cappelli in Argentina e la produzione di gelato in Europa potrebbe essere avere covarianza, non nulla, ma non significa che l'una causa l'altra. La ragione potrebbe essere una ragione magari deterministica ma nascosta, oppure potrebbe essere una cosa di cui comunque ci sfugge la ragione. Se divido la covarianza per la deviazione standard di H e di L, le due deviazioni standard, ottengo un numero che può variare fra meno 1 e 1, invece che fra meno la covarianza massima, la covarianza minima e la covarianza massima. La covarianza quindi può essere positiva e negativa. Sì, la covarianza è positiva quando al crescere di uno dei due, delle due serie temporali corrisponde a una crescita dell'altra serie temporale, e viceversa, quando alla crescita di una serie temporale corrisponde la decrescita dell'altra, abbiamo una covarianza negativa, oppure una correlazione negativa. Si può dimostrare infatti che comunque la covarianza ha il suo massimo per il valore della varianza. È sempre la covarianza si può dimostrare insomma che questo termine è sempre minore o uguale e compreso tra meno 1 e 1, rimane limitato. Il fatto di questa normalizzazione è spesso interessante. Posso considerare anche la correlazione, o meglio l'autocorrelazione di una stessa serie. Se la serie è infinita non c'è problema, prendo una serie, la correlo con se stessa, magari in questo caso shiftata per esempio di un elemento, cioè metto in correlazione il primo elemento di una serie con il secondo dell'altro, che è quello che ho rappresentato qui. Se la serie è finita devo naturalmente troncare la serie di un elemento, prendo i primi n elementi e gli ultimi n elementi. I primi n-1 elementi e gli ultimi n-1 elementi, e faccio la correlazione delle due serie. Questa si chiama autocorrelazione e in qualche modo rappresenta quindi il fatto che ci sia un'associazione fra un dato e il suo successivo. Questo rivela che pure noi analizzando degli eventi che supponiamo siano il prodotto di un random sampling, una selezione casuale, non è, il fatto che due elementi che si susseguono, due valori che si susseguono siano legati da una legge deterministica, tuttavia possono avere comunque un certo legame. Questo è dato dalla correlazione. In genere, magari dietro a questa correlazione poi si può trovare anche una ragione causale per la correlazione. Però questo rivela anche il fatto che quando noi parliamo di analisi statistica o comunque di analisi di probabilità, come vi dicevo all'inizio, non è che necessariamente che gli elementi devono essere assolutamente indipendenti fra di loro e privi di correlazione. Due elementi successivi sono
possono venire studiati attraverso strumenti statistici e strumenti probabilistici anche quando hanno tra di loro una correlazione. O forse qualche volta quasi tutti hanno una correlazione. Autoprobabilianza e autocorrelazione. Qui è lo stesso concetto quando normalizzo tutto per le opportune deviazioni standard. Come è fatta l'autocorrelazione di una serie? Di solito l'autocorrelazione di una serie è fatta, come vedete, in alto, cioè ed è chiamata rho quadro di R, al variare della lag, della distanza con cui si considera l'autocorrelazione, la correlazione diminuisce. La precipitazione di oggi è correlata alla precipitazione di domani, ma non correlata, per esempio, con quella fra 5 giorni, perché sono prodotte da fenomeni fisici, magari in sequenza, ma diversi. In realtà, come vedete, qua sembra calare l'autocorrelazione, cala verso valori minori dello 0.05, poi si mantiene abbastanza alta, non sembra andare a zero, e in effetti, se voi fate uno zoom sulla coda di questa correlazione, quello che visualizzate è quello che vedete in basso, con un grafico che potrei anche disegnare meglio, ma che ormai tengo, diciamo, per ragioni storiche, l'ho fatto tanti anni fa. Quello che vedete qui è, per esempio, che tra questo dato e il dato 365 giorni dopo c'è una certa correlazione. Oibò, non è una cosa così, questi sono dati di precipitazione, sono i dati di precipitazione giornalieri a San Martino di Castrozza, quelli che qui ho rappresentato. Sia pure minimale, c'è una correlazione che ha a che fare con il ciclo annuale delle stagioni, che si rivela nelle precipitazioni. Quindi l'autocorrelazione rivela anche a volte la natura, diciamo, la natura infrequenza dei dati. In effetti si può mostrare che se il fenomeno è veramente random, allora questa ha a che fare con l'analisi di Fourier di cui parlavamo nella seconda slide della lezione precedente. Tutte queste sono statistiche elementari. Quali sono dunque? Sono la media, la mediana, la moda, la varianza, la deviazione standard, le varie tipi di correlazione. In seguito nel corso noi non parleremo mai, non useremo mai la correlazione, parleremo sicuramente di momenti, del primo momento, del secondo momento, cioè di media o di varianza, e qualche volta forse anche di skewness e di kurtosis.